Tanto però ci sono zone della Toscana innevate come il Casentino, l'inverno nella valle del Casentino nei confini del Parco delle Foreste Casentinesi è immortalato con il lavoro dei fotografi professionisti e non di Casentino Selvaggio, un'associazione no profit che è nata nel 2010 con lo scopo di promuovere e far conoscere il Casentino in ogni suo aspetto attraverso le immagini, l'arte, la cultura e la natura, che su Facebook conta più di 6.000 mi piace pubblicando foto come quella che vedete alle mie spalle. In Casentino dunque neve, necessità di riscaldarsi, ci si può riscaldare anche con la geotermia, un convegno a questo tema è stato dedicato in provincia di Siena. Il primo esempio di teleriscaldamento geotermico urbano in Italia risale al 1955 in Toscana, all'Arderello. Si dovrà poi aspettare fino al 1985 con il teleriscaldamento di Castelnuovo Val di Cecina per il primo impianto di concezione moderna. Di teleriscaldamento geotermico e delle relative esperienze in Toscana si è parlato al seminario organizzato dal comune di Piancastagnaio, in provincia di Siena, e da COSVIG, il consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche. Un appuntamento per fare il punto sull'utilizzo di questa collaudata tecnologia che strizza l'occhio alla lotta ai cambiamenti climatici e consente tangibili risparmi economici nei bilanci familiari e aziendali. Ci stiamo muovendo per portare il teleriscaldamento nella zona industriale e vorremmo creare le condizioni per partire anche con un progetto per il teleriscaldamento residenziale, ha detto il sindaco di Piancastagnaio, Luigi Vagaggini. Massimo Montemaggi, responsabile geotermia per Enel Green Power, ha illustrato il percorso per la realizzazione di un impianto. Per allacciare, ad esempio, 1.000 utenze, serve un investimento di circa 12 milioni di euro, ammortizzabile in 20-25 anni, con una media di 1.500 ore all'anno di utilizzo per famiglia e con una previsione di funzionamento della rete ipotizzabile almeno intorno ai 30-50 anni. Le aree interessate dalla geotermia in Toscana sono caratterizzate da una bassissima densità abitativa e questo comporta un elevato costo dell'investimento iniziale per realizzare un sistema di teleriscaldamento. Questo, ha spiegato Francesco Carcioffo, vicepresidente dell'Associazione Italiana Riscaldamento Urbano, è probabilmente l'unico punto critico di questa tecnologia, ma che una volta installata, come dimostrano gli esempi ormai consolidati, porta benefici che superano ampiamente i costi.